Da quando è iniziato Senz'altro Domenica, molte persone ci scrivono di aver risolto i loro problemi di cuore grazie alla nostra ospite, la nostra Elsa Fagin. Pensa a te, grazie, invece ascoltandola io ho iniziato ad avere problemi di cuore, diamole comunque fiducia con la sua rubrica Lovely Elsa. Lovely Elsa. Buongiorno a tutti, sono felicissima di essere qui. Bello. Felice. Quanto è felice? Tantissimo, tantissimo, proprio Quanto? Da 1 a 100. Da 1 a 100. Da 1 a 100 sono felice di essere qua. Quanto? Sì. No, Elsa, da 1 a 100. Da 1 a 100, sì. Sì, ma da 1 a 100 deve dire un numero. Ve ne ho detti due. Da 1 a 100. Molto bene, andiamo avanti. Lei è specialista in amore. Come ha iniziato? Guarda, una delusione dopo l'altra mi ha forgiata. Come la spada che è forgiata nell'acciaio. E la mia conoscenza in amore è forgiata come la spada nell'acciaio, che è forgiata dal fabbro che la martella. La spada è forgiata nell'acciaio. Senta, Elsa, io non ho capito. Insomma, parlerei della spada se dovessi dire. No. Non importa, non è bene. E riesce a fare casino su qualsiasi domanda. Allora, vedo che ci sono 4 mail questa settimana. Solo che lei ha fatto un po' di casino. Scusi, perché sono contrassegnate da lettere A, B, C, D, E. Vabbè, comunque posso leggerne una a caso? Scegli la D di La Dispoli. Non era la D di Domodossola? Sono mai stata io a Domodossola. E alla Dispoli? Mai stata. Allora, vabbè, leggiamo la domanda. Cara Elsa, sono Che ti frega. Da dove scrive? Non lo so, non l'ha scritto, ha scritto solo Che ti frega. Ma da dove scrive? Non l'ha scritto, ha scritto solo Che ti frega. Mamma, che caratteraccio, capisco che ha problemi in amore questa. No, ma si chiama così, vabbè, lasci stare. Stai scialla. È un po' come la spada, no? Che viene forgiata. Non ti ci forse lei ha avuto una vita difficile forgiata il fabbro. Martella la spada. Esatto, se avessi a disposizione un martello in questo momento. Ma leggiamo la mail. Lei, questa Che ti frega, scrive così: il mio ex mi ha lasciato e si è sposato 2 settimane dopo perché la sua nuova ragazza era in 6 mesi di gravidanza. Aia. Ho il sospetto che possa avermi tradito, ma lui lega tutto. No, cosa posso fare? Lui ti ha detto che non ti ha tradita, dai, però, il beneficio del dubbio. Scusa, perché il tuo ex non ma è la che... sua futura moglie è in 6 mesi, voglio dire, lo lascia 2 settimane. Dai. Non lo so, secondo me è impossibile. No, ma se tanto mi dà tanto. Se tanto mi dà tanto, fa 140. Adesso non fammi trucchetti matematici. Ma non è matematica, io dico che ti frega, devi smetterla con la rabbia. Bravo. Passato è tagliare. Io stessa conservo gelosamente nel trita documenti tutti i bigliettini d'amore dei miei ex. Ma come? Lascialo andare e guarda avanti. È una bella cosa, lascialo andare e guarda avanti. Perché vogliamo dirlo, l'uomo giusto è qua fuori e la sta aspettando. Allora vado fuori anch'io, magari riesco a fregarglielo. No, dove va Elsa? Assessore, sappiamo che ha una grande carenza di fondi nel suo comune e per questo motivo ha deciso di scrivere direttamente all'Unione Europea. Senz'altro. E sì, ci rispondono sempre che i fondi ci sono. Noi abbiamo scavato tutto intorno al Mucinipio, a essere tanto fondi e non abbiamo catato niente. No, ragazzi, credo che i fondi non intendano. Vabbè, lasci stare, prepari. Lega il discorso. Infatti, io ho caro Ursula von der Woman, se mi stai ascoltando, ascolti questo discorso. Allora. Vado senza segugio a leggere. Senza indugio. Carissime persone della UE, o come che dicono a Napoli, UE UE! No, guardi, garantisco che non è così. Non è così. No. Sono Ciano Contini e scrivo per protestare contro i continui tagli che subiamo come amministrazione. Subiamo. Come che disse Gandhi, io lo so che non sono solo anche quando sono solo. No, credo che fosse Jovanotti, non Gandhi, questa cosa. Ma non so che età aveva, ho dubbio. Per questo vi interpello a voi della UE. Siamo in una situazione grammatica. No, guardi, grammatica qui non c'è proprio nulla in tutto questo foglio. Tagli dappertutto, tagli alla scuola. Abbiamo perfino venduto il scuolabus e abbiamo fatto il pedibus. Che i putelli vanno a scuola a piedi. Non è un mezzo di trasporto, ha modalità. Diciamo che i
problema è che alcuni putelli fanno 4 km per arrivare a scuola intra la terza ora, poi vabbè, ho capito, sì, scusi, io, tutti suati col zaino. Forse non era da vendere lo scuolabus. Tagli anche ai carabinieri, abbiamo spento la fiamma sul capeo per spagnare. No, ma cosa dice? Bisogna spagnare un poco da gas. Ma non ragazzi. Così, ma se... non è così. E soprattutto tagli alla cultura. Patrizio, la cultura. Questo è garantito, che... guardi, con lei insomma di cultura ce n'è anche poca da tagliare. Troppo buono. Patrizio, il nostro bibliotecario, non crompa libri da 4 anni per la biblioteca. Caspita, brutto. Esso si reca nelle biblioteche vicine, prende i libri in prestito. Certo. E fa fotocopie in bianco e nero, fronte e retro, per la nostra biblioteca. Ma non si può fotocopiare un libro. Beh, potrebbe anche prenderli e non più restituirli. È una possibilità. Ma è una possibilità. Da denuncia anche a questa, non si fa. Ma fortuna, grazie al laboratorio, impara a impitturare dentro i bordi, tenuto da stesso Patrizio. Cioè, questo è il titolo, impara a impitturare dentro i bordi. I putei dell'asilo colorano i libri fotocopiati, così al manco sembrano veri, capisci? C'è un senso, ma non so quale. Pertanto voglio fare un cappello. Appello. Uè, pagate i soldi. Ma che pagate i soldi. Anche col gesto, assessore. Pagate i soldi. Noi i fondi non li cattiamo, dateceli voi. Ecco l'IBAN del comune, i teaser. Vabbè, quello lo possiamo scrivere dopo. Lo mettiamo che fa impressione. Sì. Evviva pertanto la cultura, evviva la UE, e come si dice a Bruxelles, che cavoletto aspettate? Pagate i soldi! Pagate i soldi!